Ok, salve a tutti ragazzi, sono Valto16 e oggi siamo in questo video di riepilogo veloce di alcune cose, aspettate un attimo, di alcuni film che ho visto nell'ultimo periodo. Oddio, sono pirla, sto svenendo. Allora, ok, non ho detto alcuni nel video della recensione di Legend of Tarzan, ma non ho detto alcuni, ma non ho detto alcuni. Sono troppo scemo oggi ragazzi, vabbè, comunque volevo parlarvi brevemente, quindi The Nice Guys, di cui voto è 8.5, un bravissimo Shane Black che sfrutta benissimo questi due attori. Poi volevo parlare di Tutti vogliono qualcosa, questo voto 8, veramente divertente e apparentemente profondo con i suoi significati, quindi un altro ottimo lavoro di Richard Linklater, che ricordiamo ovviamente per Boyhood. E poi vorrei passare a Now You See Me 2, a cui voto do 7.5, perché non è preso bene come il primo, perché il primo è preso molto meglio a livello di storia, nonostante questo abbia nonostante abbia preferito questo al primo, e quindi appunto il voto è quello che ho appena detto. Successivamente invece parlerei velocemente e brevemente di non mi viene il nome, sto pensando agli attori. Ah, Warcraft Inizio, aspettavo da molto questo film e l'ho visto apparentemente rilassato, nonostante avevo molta tensione, perché volevo appunto capire com'era questo film, e veramente gli do 8.5 anche a questo, perché è stato veramente bello. Inoltre vorrei parlare molto velocemente di un film di cui mi sono dimenticato il titolo, quindi non ne parlerò molto velocemente. Vabbè ragazzi, questo era brevemente tutto quello che dovevo dire, in verità non ho detto tutto perché... Ah no, ecco ragazzi, mi è venuto, meno male, perché non volevo concludere il video così. L'altro film è The Conjuring in caso Enfield, sì, quel del quasi capolavoro L'Evocazione dei Conjuring, diretto da James Wan nel 2013. Questo è diretto da James Wan ancora una volta e è uscito veramente un altro bel film, un altro grandissimo film, che però, a dirla tutta, purtroppo non regge il confronto col primo film. Però preso come film a sé, è un altro grandissimo film, ripeto. E il voto che do invece a questo è 8. Al primo invece avrei dato un 8.5/9, perché era molto più bello rispetto a questo, che come ho detto prima, preso a sé, è un altro grandissimo film. Queste erano cose velocissime, recensioni, non sono neanche recensioni, sono solo opinioni e voti dei film cui usciti recentemente. Spero che abbiate visto le altre recensioni. Tra poco arriverà quella di Tartarughe Ninja 2, Fuori dall'ombra. E settimana prossima arriveranno quelle dell'inimitabile Star Trek Beyond. E il 3 agosto, credo, uscirà quella di Ghostbuster, che aspetto veramente da molto. Ciao ragazzi!